prepariamo un ciambellone al cioccolato fondente. Bene, quindi lavoriamo lo zucchero con i tuorli. Quindi uniamo una fialetta di vanigliina, una bustina, quello che si ha a disposizione. Bene, a questo punto mettiamo il latte. Ok, tutto? Tutto. Continua sempre con questo? Continua sempre imperterrita. Bene, adesso mettiamo l'olio. L'olio? Sì. Prego, l'olio. È particolarmente liquido tutto ciò. È particolarmente liquido, sì. Bene. Quindi iniziamo ad aggiungere gli addensanti. Vai, il lievito. A questo punto possiamo iniziare col mix. Dopodiché la farina. Mettiamo tutto. Mettiamo la... Cos'è questo? La fragola di patate. Adesso a montare a neve gli albumi. Bene, a questo punto mettiamo piano piano, un po' più. Mettiamo questo qua. Ecco, facendo questo movimento. Seconda parte, aiuto. Vai. Bene, mettiamo il cioccolato nel mixer. Dopo di ciò aggiungiamo il cioccolato. Vai, andiamo in tutto. Ma ce n'è tipo tanto. Vai, vai, va bene. Perfetto. Ora prepariamo la teglia. Dai, il forno è già pronto. Ok, basta, possiamo. No. Bene, inviamo la teglia. Poi è finita. Mettiamo in forno 160 gradi, forno ventilato per una cinquantina di minuti. Possiamo poi raffreddare e poi... Bene, apriamo la torta. Facciamo. Ah no, ok, tutto ok. Ok, togli. Ok. Tagliamo la nostra torta, una fetta. Vai, una fettina. Così? Sì, anche più grande, dai. No, così va bene. Vai. Ok. Ecco, vediamo com'è il risultato. Il risultato sembra particolarmente interessante. Benissimo. Così lo devo mettere. Mi dai la torta? Sì, bene, un attimo, ecco il lavoro terminato. Grazie. Sì, un momento. Ah sì. Grazie per averci ascoltato. Speriamo che la torta al cioccolato, metà cioccolato, vi sia piaciuta. Il ciambellone. Il ciambellone al metà cioccolato vi sia piaciuto. Arrivederci al prossimo video.